Leggiamo dal libro del profeta Geremia, capitolo 33, versetto 3. Così parla il Signore. Invocami e io ti risponderò. Ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. E ancora al libro del profeta Isaia, capitolo 65, versetto 24. Prima che mi invochino, io risponderò. Parleranno ancora, che già li avrò esauditi. Gesù ascolta e risponde. Ascoltiamo questa testimonianza. Invitato da alcuni amici a una riunione cristiana, sono rimasto stupito dal modo in cui le persone raccontavano con molta umiltà il loro passato poco onorevole prima del loro incontro con il Signore. Avvertivo in loro un amore che non conoscevo. Verso la fine della serata ho sentito come se dovessi mettermi a correre per non perdere l'occasione di conoscere Gesù Cristo come lo conoscevano loro. Dopo qualche tempo venne il mio turno di conoscere il suo meraviglioso amore. Dopo una retrospettiva della mia vita, mi sono reso conto che il Signore mi aveva più volte preservato dalla morte come pure dal pericolo dell'ipnosi alla quale mi ero dato con interesse. Aiutato dal mio Padre Celeste, con il quale ho adesso una relazione personale, sono guarito dal vizio dell'alcol e ho potuto chiedere scusa a mio figlio per non essere stato per lui un buon padre e per non avergli dato amore nei suoi 15 anni di vita. Ho capito che il Signore non voleva soltanto guarirmi, ma voleva costruire con me una relazione vera di amore reciproco. Da quando ho permesso a Gesù di entrare nella mia vita, ho gustato una grande pace sia con mia moglie e i miei figli, sia nel lavoro e in tanti altri aspetti della mia vita. Gesù mi ha insegnato che cosa sono l'amore, la verità, la pazienza, il perdono e anche il coraggio di parlare di Lui. Non lo lascerò mai più. Il Signore è il mio confidente, il mio appoggio. Posso sempre contare su di Lui perché Lui ascolta e risponde. Firmato Gianluca. Che il Signore ci benedica.